Buongiorno a tutti appassionati di Summoners War Chronicles. Oggi voglio dedicarmi alla pool di questo PG, Wind Oracle, perché lo considero molto forte e perché lo trovo molto utile al momento all'interno del mio team. O meglio, un altro mostro di attributo vento in questo momento mi farebbe molto comodo, per il semplice fatto che al momento i miei 5 stelle naturali sono questi, ovvero Velagiel, Archangel di Fuoco, Fengyan, Pandavento, Anavel, ragazza occulta d'acqua, e Vanessa, Valchiria di Fuoco. Perché un personaggio di tipo vento tra scelta tra questi banner a disposizione? Per il semplice fatto che ho già 2 5 stelle di attributo fuoco, e quindi per quanto consideri Juno molto forte, un altro 5 stelle naturale di attributo fuoco al momento non mi serve. Pra, molto forte anche lei, e tra l'altro va bene, sarebbe il secondo personaggio di attributo acqua a mia disposizione, però sostanzialmente è un healer anche lei, e già avendo Anavel e potendo utilizzare comunque Chloe, che è un 4 stelle naturale molto forte, healer anche lei, in questo momento non necessito particolarmente di un altro healer. Preferisco quindi avere un altro mostro di attributo vento che mi permetta di portare molto danno all'interno del mio team. Perché pullare oggi e non attendere il prossimo banner? Uno, innanzitutto perché ho 252 summon che ha accumulato all'inizio game e non vedo l'ora di poter tirare un banner fatto bene, perché per i miei standard aspettare così tanto è fuori dalla norma. Due, perché avendo 200 pool a disposizione, 200 mystical summon a disposizione, nel momento in cui si raggiunge la 200ª pool all'interno dello stesso banner, si ha la certezza di avere questo mostro. Si spera sempre di ottenerlo prima, però comunque sia con 200 summon all'interno dello stesso banner si ha la certezza di avere il mostro. E poi soprattutto perché voglio sfruttare questo evento, è in scadenza anche questo tra un giorno e 20 ore, quindi esattamente come i banner in questo momento, perché con 150 summon all'interno di questo evento otterrete un Legendary Scroll, ovvero la possibilità sicura di trovare un mostro 4 o 5 stelle. In più ci sono altri 12 rotoli in base al numero di summon che effettuate. Uno l'ho già preso per le summon fatte in precedenza, quelle giornaliere, però ce ne sono ancora altri 11 a disposizione, che comunque sia vanno a ricreare un piccolo pool in vista del prossimo banner e non mi sembra il caso di buttarli via, anche perché comunque sia tirandone 200 oggi, 52 più altre 11 sono 63. Magari il prossimo banner non è proprio stupendo, quindi c'è magari il tempo, saltandone uno o due, di poter pullare, di poter accumulare per pullare ancora qualcosa in futuro. Beh, ragazzi, lasciamo perdere tutte queste chiacchiere. Prima di passare alla pool, voglio semplicemente ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E magari, se proprio avete voglia, di fare un giro sugli altri miei social. Insomma, fare un salutino, venire a trovarmi, a me fa sempre piacere. Comunque sia, basta chiacchiere e dedichiamoci alle pool di questo personaggio. Partiamo con le prime 10. E vediamo che cosa troviamo. Io spero di trovare un sacco di 5 stelle che possono incrementare il mio pool di personaggi. E insomma, il primo giro non sembra molto fortunato. Grazie.
primo giro regala solo 3 stelle e come potete vedere qui in basso il contatore per Wind Oracle è salito a 10 di 200. Ma proseguiamo con le pull, ne spariamo altre 10. No, in questa pool ci sono 2-4 stelle sicuramente, perché ci sono stati dei lampi, dei fasci di luce di colore rosso, quindi quelli di colore rosso stanno a indicare 4 stelle, invece quelli blu sono semplicemente 3 stelle. Quindi una è Amazon Vento e l'altro è Lupomannaro Fuoco. Infatti, due fasci di luce rossa sono stati uno Amazon Vento, che già ho e quindi me l'ha convertita in frammenti, e uno è stato Lupomannaro di Fuoco, nuovo per fortuna, quindi un nuovo 4 stelle. Ma proseguiamo con le prossime 10. Dove troveremo ben 4 stelle, di cui Aul, acqua, Aul, vento, inferno, acqua. Bene, proseguiamo. Qualche 5 stelle anche fuori dal banner normale, schifo non fa, eh. Io li accetto molto volentieri. Rich Vento, carino, mi piace. Vento, sono contento. È un PG che mi piace particolarmente. Bene, 40 di 200, proseguiamo. Niente, un altro 4 stelle e basta. Bene, Cavaliere Pinguino di Vento. Bene, bene. E non mi ricordo come si chiamava nel vecchio Summoner's War, però nei vari dungeon a livello di PvE si giocava molto. E i pinguini sono sempre stati dei personaggi molto simpatici che mi fanno sempre sorridere. Ma continuiamo con le altre 10. Per un attimo pensavo che stesse diventando viola il cielo. Oh, Puluce 4 stelle. Ah, Puluce 4 stelle. Proprio male, male non è. Comunque sia, quando si trovano i 4 stelle dalle sammo normali, 4 stelle luce dalle sammo normali, fa sempre piacere. Grifone acqua. Ok, oh, bene, 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 sono contento di questa ARPU. Vediamo. Ah.
rimuove un effetto benefico dal target e infligge danni ad area per ogni danno critico. Ah, carina, questa è utile è molto utile per Kairos. Bene, bene, sono contento. Ma su, dai, dai. Pulliamo che voglio trovare dei 5 stelle. Eccolo, eccolo, qui c'è il 5 stelle, ragazzi. Come vedete dall'animazione viola del cielo, qui abbiamo trovato un 5 stelle. Più un paio di 4 stelle almeno. Ah, bene, bene, Joker vento. Bene, bene. Bene, bene, Joker vento, sono molto contento. Joker vento, il caro buon vecchio Lucien, che mette le sue solite surprise box. Stunnando i nemici con una certa chance, con una certa probabilità. Scusate, ma faccio sempre veramente una fatica a parlare. Lancia carte che ignorano la difesa del target se è stunnato. Invece con la sua ultimate. Ok, la sua ultimate è la versione più forte della sua skill, come bene o male tutte le ultimate, e fa questo effetto, l'effetto di Amputation Magic per 3 volte, e in più ha il crit rate aumentato per questa skill. Ah, beh, diciamo che cercavo dei 5 stelle vento per incrementare il danno del mio team. E Lucian comunque sia potrebbe essere un'ottima soluzione anche lui. Bene, bene, 70 di 200, proseguiamo nella ricerca di Wind Oracle. Oh, un altro 5 stelle, questa pool inizia a diventare molto interessante. E ben altri 4 stelle. Please protect us all. Oh, ciao Annabel. Ciao. Bene, bene, bene. Annabel mi fa piacere perché pur avendola già, ma con queste sciardine che ottengo in cambio posso comunque potenziarla e quindi questa cosa mi fa molto molto piacere. Vado un ulteriore incremento di potenza del mio team. Bene. Bene, bene, bene. Proseguiamo. Ci avevo preso gusto con i 5 stelle, ci speravo continuasse così. Ma dopo due pool molto buone mi dà solo ed esclusivamente 3 stelle. Beh, ci accontentiamo, va bene. Bene, andiamo avanti. Altri 2-4 stelle.
Altre 2-4 stelle e siamo arrivati a metà dell'opera, siamo a 100 di 200. Proseguiamo. Martial Cat vento, bene, bene. I Martial Cat sono sempre. Oh, bene, anche Picchion Priest. E Inferno. Oh, questa pool di 4 stelle mi piace perché i Martial Cat sono e sono sempre stati, comunque sia, dei mostriciattoli molto utili e molto interessanti da usare sia in PvE e anche in PvP fanno comunque sia una bella figura. E Picchion Priest fuoco, ovvero Chloe, mi piace perché comunque sia sono shardine per poter potenziare la mia e quindi sono molto contento anche di questo. Inferno oscurità è pur sempre un 4 stelle oscurità che tra l'altro con l'Awakening è molto molto figo. Mi piace davvero un sacco. Che applica Death Down. Attacca Death Down con un attacco ad area. E applica veleno se i suoi HP sono al di sotto di una certa soglia. E applica danno in base alla quantità di HP che ha perso e stunna con una certa probabilità. Ah, fa danni in base agli HP massimi. E infligge irrecuperabile tutto questo quando viene sconfitto. Quindi, nel momento in cui muore, si applica la passiva che mi sembra molto, molto carina. Un 4 stelle luce oscurità, un 4 stelle oscurità carino. Dai, mi piace, sono contento. Ma proseguiamo. Argvento, anche loro come i pinguini mi hanno sempre fatto particolarmente sorridere come personaggi, mi piacciono molto. Ma su, dai, dai, voglio la mia Seara, che nel vecchio Summoner non sono mai riuscito a trovarla e mi ha fatto dannare la ricerca di questo PG. Oh, bene, 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 bene. Bene, sono molto contento per Garuda. Per Theon, che nel vecchio Summoner's War non se lo cagava nessuno, poverino. Ma invece qui, a livello di PvP, risulta essere molto forte al momento. Perché resuscita un membro del team morto.
E quindi comunque sia trovare un 3 stelle con questa caratteristica molto utile in PvP, sono contento di questa pull. Bene, un 3 stelle che mi rende molto felice e posso continuare nella mia ricerca. Bene, 2, 4 stelle, via. Via, via, continuiamo. 60 pull al nostro obiettivo. Bene, Arg di fuoco, Racuni. Racuni l'ho giocato un sacco nel vecchio Summoners perché faceva delle cose. Fa come Garuda Acqua che riduce il cooldown degli altri mostri e in più cura. In più cura. Eremo. In più cura e rimuove Dot. Cos'è Dot? In questo momento mi sfugge. Removes Dot. Dopo andrò a vedere di preciso cosa fa, però sono contento anche per lui. Beh, sicuro è come, cioè Dot è qualche effetto negativo come faceva nel vecchio Summoners. Però al momento la denominazione precisa mi sfugge. Centosessanta di 200, ci siamo quasi. Dai, un altro 5 stelle prima di Seara. Niente, non in questa pool. Lo troviamo alla prossima. Sì, dai, un altro 5 stelle prima di Seara. Lo voglio, cioè me lo merito. Vabbè, pixie oscurità va bene, è un 3 stelle ma è sempre luce oscurità, quando escono in luce oscurità siamo sempre contenti. 30 pull, dai, dai, 5 stelle, 5 stelle. Pegasus, portami fortuna tu, fammi trovare un altro 5 stelle. Thank you.
Un bel cielo viola. Dai. No. No, no. Le ultime 10, ragazzi. Con queste 10 sicuramente troviamo Seara e speriamo qualcos'altro a questo punto. Bene, pronti? Via. Non è all'interno della pool alla 200esima. Pensavo fosse compresa all'interno della pool fatta. Allora poteva darmi un altro 5 stelle in questo pool. Ah, ok, c'è il punto esclamativo qui sotto al raggiungimento delle 200 pull, quindi io se clicco su di lei, ok, mi fa l'animazione e mi evoca il mio mostro. It is the time of promise. Bene, bene, così abbiamo ottenuto anche lei, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Quindi con la prima skill applica la bomba e il team recupera un mana se il danno è critico, se l'attacco è critico. Attacca nemici ad area, fa esplodere le bombe se il nemico ne ha una e applica rallentamento skill deceleration, quindi rallentamento delle sue skill. Invece con la ulti fa la stessa cosa della skill precedente tre volte, dove il primo e il secondo applicano le bombe e l'ultimo colpo le fa esplodere se il bersaglio ne ha una. Applica skill deceleration al nemico su cui è esplosa la bomba. Bene, sono contento di aver ottenuto il mostro che volevo. Andiamo a fare un rapido resoconto dei mostri ottenuti e a ritirare i rotoli dall'evento. Allora, beh, l'offerta non mi interessa. Allora, andiamo a fare un rapido resoconto dei mostri ottenuti. Vabbè, Amazon Fuoco, Amazon Acqua, Cowgirl Acqua, Owl Acqua, Grifone, Inferno, Pinguino, Salamandra. Beh, questi sono 3 stelle. C'è qui la nostra Seara, il nostro Lucien, che comunque sia è un altro bel PG anche lui. 3 stelle, 4 stelle, 3 stelle, 4 stelle. Arpu, luce, inferno, oscurità, che comunque sia 4 stelle, fanno sempre piacere. Teon, ok,
che è un bel 3 stelle, utile anche lui. Ho perso un 5 stelle. Qual era l'altro 5 stelle che abbiamo trovato? Qual era l'altro 5 stelle? Ah, è vero, Annabella che era Annabella che ho già, quindi risulta un doppione da qui non lo vedo. Quindi, beh, dai. Seara, Lucien, Annabelle e 2-4 stelle particolarmente interessanti. Dai, sono abbastanza soddisfatto da queste 200 pool. Recuperiamo dall'evento i nostri rotoli. Claim All, quindi 11 Mystical Scroll e un Legendary Scroll. Legendary Scroll. Che ne ho 8, aspetto di arrivare a 10. No, scusatemi, sì, quelli sono i Light and Dark. Legendary sono 8 anche loro. Aspetto di arrivare a 10 e dopo farò una pull anche su di loro. E niente, avrò parecchio da lavorare su potenziare i miei mostriciattoli e studiare le nuove formazioni, nuovi personaggi, come inserirli nel team. Nel frattempo vi ringrazio per essere stati con me durante questa pool, per averla vista e per se nel frattempo vi siete iscritti, vi ringrazio per averlo fatto. Vi ricordo ancora degli altri miei social, quindi anche lì, se avete voglia di farci un giro, se avete voglia di passare a salutarmi dalle altre parti, io sono sempre felice, ricordatevelo. E niente, in tutto questo vi aspetto per il prossimo video e vi auguro buona giornata. Ciao a tutti appassionati di Summoners War Chronicles e al prossimo video.